Professor Santori, un festival che ha una lunga storia e che porta in città la musica classica d'organo e sfrutta soprattutto tutti gli organi storici della città di Arezzo. Sì, esattamente, io infatti ringrazio l'amico Andrea e Opera Viva per aver voluto reinserire nella vita culturale della città questo festival organistico che era della Società Corale Guido Monaco e è durato per 36 anni. E abbiamo portato ad Arezzo tutta la musica per organo anche con gli strumenti organo comitante, si dice. E ora dentro questo festival viene reinserito, è già accaduto l'anno scorso, quindi io spero che sia iniziata una grande tradizione e che l'organo riprenda il suo posto, perché come diceva lei giustamente, Arezzo possiede un organo meraviglioso, il tamburino di Pieve, un organo storico, le cui caratteristiche molto meglio di me le dice l'amico Andrea, però valorizziamo tutti gli organi dalla Pieve a San Domenico. Appunto, quali caratteristiche hanno questi organi e per quale motivo è così importante andare ad ascoltare la musica suonata su questi storici strumenti? Hanno una grande importanza perché sono la sonorità della nostra chiesa, delle nostre chiese storiche, quali la Pieve, San Domenico, la Santissima Annunziata, e ognuno ha delle caratteristiche uniche. L'organo Tamburini della Pieve, dove avverrà il primo concerto di domenica alle ore 18, è uno degli strumenti romantici, cosiddetto, fra i più belli d'Italia, sia per estensione sia per qualità timbrica, adatto all'esecuzione di un repertorio che spazia dall'epoca classica, barocca, da Bach in poi, fino a esprimersi benissimo nella musica contemporanea. Quindi un artista come Gail Archer, una delle organisti più noti a livello mondiale, potrà esprimere al meglio le caratteristiche di questo strumento con un programma che va dal 700 fino alla musica contemporanea. Invece l'organo della Santissima Annunziata è un organo ottocentesco di grande pregio, restaurato nel 2006 e che ha merito di essere valorizzato ancora. Un organo adatto soprattutto per la letteratura italiana dell'Ottocento, quindi autori di ispirazione operistica come Valeri, Fumagalli, Moretti, che trovano un ottimo strumento sonoro nell'organo. E ci sarà un concerto il 2 agosto con l'organista Niccolò Sari, che farà proprio un programma incentrato sulla musica italiana. L'organo di San Domenico dà ampie possibilità di spaziare sia dalla musica solistica sia dalla musica da camera con organo, e infatti lì avverrà un concerto con duo per sassofono e organo, un connubio particolare che però permette un sacco di rimandi e di sonorità e di letterature diverse dalla musica antica alla musica contemporanea. Infatti questo duo è specializzato sia nelle trascrizioni da autori classici quali Bach fino a composizioni di autori contemporanei. Quindi quattro appuntamenti a distanza settimanale da domenica 19 luglio per conoscere e apprezzare veramente al meglio gli organi della città, grazie quindi al nostro festival, Arezzo Organ Festival. Assessore, quindi un'occasione molto particolare nella quale si potrà vedere non soltanto l'organo suonato all'interno di una chiesa storica aretina, ma tutta una manifestazione che è incentrata non solo sulla musica ma su Arezzo. Esattamente, l'idea di Arezzo città della musica è un'idea che parte dalla musica ma esalta la città di Arezzo, le sue professionalità in ambito musicale, il grande straordinario patrimonio che abbiamo. Quindi è un'iniziativa alla quale teniamo moltissimo, perché è un'iniziativa che con il Terre d'Arezzo da una parte, l'Organ Festival come sezione del Terre d'Arezzo, rimette e riposiziona al centro una musica di eccellenza e di qualità con professionalità aretine di grande qualità, ormai riconosciute anche a livello internazionale, il maestro Trovato, Silvia Martinelli, che saranno anche presto i nostri ambasciatori negli Stati Uniti. Tutto questo all'interno del Festival Terre d'Arezzo. Sì, Terre d'Arezzo Music Festival, che quest'anno è giunto alla 10ª edizione, è un festival che è iniziato con quasi per scommessa, con poche risorse, che poi negli anni
è cresciuto e ha visto il coinvolgimento di tantissime amministrazioni comunali. 25 amministrazioni comunali con circa 200 concerti, adesso è difficile dover quantificare l'esatto numero, però ci hanno dato negli anni veramente delle grandi soddisfazioni. Quest'anno il Terre d'Arezzo Music Festival si svolgerà in 11 amministrazioni con 21 concerti nei luoghi più belli della nostra provincia. Abbiamo detto delle bellissime chiese della città di Arezzo, a quale si aggiungono altri luoghi come il Castello di Valenzano, dove mercoledì 22 l'evento di punta del nostro festival, un concerto di musica lirico-sinfonica con un programma tutto dedicato a Mozart. E poi altri bellissimi luoghi della nostra provincia, a San Giovanni d'Arno, a Montevarchi, Piazza Masini, la Pieve di Galatrona, a Bucine. E quindi seguiteci dalle 18 di luglio fino al 22 di agosto per 21 appuntamenti.